Prato, Toscana, lontano dal traffico, in alto, vicino al cielo. Villa delle Sacche è un pezzo di storia decadente. Conosciuto anche come ex collegio Cicognini, è un edificio antico, in origine fu un convento. La fondazione di questo convento risale al lontano 1276. Da quell'anno, alla metà del 1800, il complesso si evolve e mantiene la sua funzione di convento. In 6 secoli di storia, il complesso ha cambiato più volte nome, ospitando per un periodo monache, ma per grossa parte della sua storia, monaci oliverani. La vecchia sacralità del luogo la si nota da questo punto, osservando il bellissimo campaniletto a vela. Nel 1861 la villa si trasformerà in residenza estiva per il convitto Cicognini. In quegli anni la villa era al massimo del suo splendore, ricolma di opere d'arte ed affreschi. Questo è un prospetto della villa datato 1834. Questo invece è quello che rimane oggi. Il l'anno dell'abbandono. Queste mura hanno visto più di un personaggio illustre. Uno di questi fu Gabriele D'Annunzio. Egli passò le estati dell'infanzia tra gli ulivi e le mura di questa villa, dal 1874 al 1881. Ecco come si presentava la villa all'inizio del 1900. Da allora molto è cambiato, ma si notano ancora molti dettagli, come la vecchia torre. È praticamente certo che quest'ambiente contribuì l'ispirazione di Gabriele D'Annunzio durante la stesura delle sue prime opere. La villa, dopo tutto, si trovava in un punto panoramico privilegiato, dal quale si può assaporare un panorama straordinario. Oggi però la villa è un triste relitto sul fondo dell'oceano, l'oceano della burocrazia e del menefreghismo.